Ci troviamo nella sede dell'archivio storico dell'UDI di Palermo, nato dalla volontà, dalla forte volontà di Lina Caffaratto Colaianni dopo la morte di Anna Nicolosi Grasso, cofondatrice con altre donne dell'UDI di Palermo, grande guida della nostra associazione. Per questioni anagrafiche nessuno di noi ha ricordi diretti delle grandi battaglie che si sono tenute per la pace dal 46 fino quasi agli anni 60. Però abbiamo i ricordi, a parte le testimonianze che poi via via vedremo, i volantini, i manifesti, abbiamo dei racconti a volte di Lina, a volte di Anna. Lina si definiva una staffetta partigiana, ma oggi noi diremmo che Lina è una partigiana. Anna, a sua volta, sin da ragazza dai tempi dell'università, aveva partecipato al movimento clandestino contro il fascismo. Quindi erano due donne che effettivamente avevano partecipato attivamente alla ricostruzione del sistema democratico nel nostro paese. Palermo alla fine della guerra è una città distrutta, il centro storico è assolutamente bombardato e le persone vivono accampate in case distrutte e lì c'è bisogno effettivamente di tutto. E allora questa associazione trasmette il suo messaggio, la sua costruzione di pace, aiutando soprattutto queste donne nel vivere quotidiano. E i primi anni delle grandi manifestazioni, del grande impegno per la pace, la campagna vedono al centro la donna che in quanto madre, in quanto creatrice e generatrice di vita, non poteva che non schierarsi a favore della pace. L'UDI aiuta tantissimo le donne nel loro ruolo di madri, fornendo loro una rete di assistenza, chiedendo per loro asili nido, chiedendo per loro colonie, chiedendo per loro, insieme a loro, mi correggo, insieme a loro, condizioni abitative migliori. Ancora oggi sorprende questo lavoro capillare fatto con le donne dei quartieri. Noi troviamo qui in archivio dei bellissimi documenti, dei manifesti, dei volantini che fanno dire alle donne che senza la pace non si può costruire nulla. Anche questo è un grande cambiamento, quindi la pace come fine delle ostilità e una pace invece come base di trasformazione, come base di solidarietà, come base di comprensione e che poi ci accompagnerà via via nel tempo verso le altre grandi tematiche. Via via che le condizioni di vita migliorano, i temi comunque della pace rimangono sempre sullo sfondo, muta anche il rapporto con questo tema, nel senso che nel frattempo scoppia la guerra fredda, quindi comincia la battaglia contro il disarmo, contro gli esperimenti nucleari e dalla Sicilia parte sempre attiva in tutte queste iniziative, parte il legame con le associazioni internazionali di donne che si occupano della pace. E in archivio abbiamo bellissime testimonianze anche della partecipazione delle donne di Caltanissetta per conto e rappresentanza di tutte le UDI di Sicilia al congresso di pace di Copenaghen. Nel fondo archivistico di Letizia Colaianni, grande pacifista e grande attivista anche del Partito Comunista e soprattutto anche grande donna che si è occupata di organizzare veramente tantissimi circoli UDI in tutta la provincia di Caltanissetta e di Enna. Troviamo molte testimonianze di questi viaggi internazionali e di queste relazioni che dalla Sicilia si radiavano anche in tutta Europa e in tutto il mondo. Invece l'unico periodo che io ricordo di impegno per la pace che in qualche modo abbiamo vissuto sia fuori dall'associazione che poi negli ultimi anni dentro è l'impegno per la guerra contro la guerra nel Vietnam. Anche lì da Palermo si sono mosse petizioni che sono state rivolte nei confronti di capi di Stato, nei confronti dell'ONU e si è sempre cercato con tutte le forze e con tutte le possibilità che avevamo di fare sentire la nostra voce e la nostra contrarietà alla guerra.
continuerà sempre questo impegno per la pace, ma ci sono dei momenti importanti che segnano un cambiamento profondo, una rottura, non soltanto nelle modalità, ma anche proprio nell'elaborazione, nel pensiero. E questa rottura è data dall'incontro col femminismo, e il femminismo entra, penetra nell'UDI e crea un dibattito fortissimo. Poi si arriverà infatti al congresso dell'82 che cambierà l'organizzazione, proprio il modo di essere dell'associazione. E quindi si porrà il problema della violenza maschile, di che cosa è il patriarcato, e la guerra verrà vista come l'espressione più alta della violenza patriarcale, violenza che si manifesta quotidianamente e nella violenza contro le donne, nello stupro. Da questo venne fuori anche un'importantissima riflessione sull'estranietà delle donne alla guerra. Alessandra Bocchetti, in un opuscolo che fu fondamentale per l'UDI di Palermo, il discorso sulla guerra e sulle donne, adesso poi è stato pubblicato nel libro Cosa vuole una donna, che le donne non avrebbero mai potuto pensare la guerra, perché sono legate al corpo. Le donne hanno questa attenzione quotidiana alla vita, alla corporeità, è soltanto un pensiero astratto che prende le distanze dalla vita e dai corpi umani può pensare la guerra, e quindi una mente maschile. Questo significò negli anni Ottanta una ricerca di nuove modalità per manifestare per la pace, e le occasioni c'erano purtroppo, soprattutto qua in Sicilia, perché volevano trasformare Comiso in una, da parte loro, potente base missilistica. Noi UDI di Palermo partecipammo alle manifestazioni, e per cui si univano anche le vecchie modalità con la ricerca di nuove modalità più consone al nostro essere, no? Donne autonome, staccate ormai, diciamo, fuori dal patriarcato. E quindi un gruppo di donne dell'UDI di Palermo decidemmo di andare alla Ragnatela. Nacque questo campo di pace proprio a Comiso. Soprattutto l'iniziativa partì dalle femministe di Catania, che diedero un contributo notevole anche di elaborazione e di riflessione, ma poi vennero anche molte femministe straniere, italiane, e noi ci recammo lì, e devo dire che fu veramente interessante questo incontro. E soprattutto quello che mi è rimasto impresso è un'assemblea che si fece per decidere le attività, le iniziative, e si pensò ad un giro intorno alla base di Comiso per parlare. Erano chiaramente dei tentativi, no, di dialogare con i militari, no, fare capire le nostre ragioni, metterli in discussione, in crisi, e ci si diede un appuntamento. In questa assemblea eravamo circa un'ottantina, e poi in realtà all'appuntamento eravamo 10. Io rimasi un po' sconvolta, perché ero ancora, diciamo, abituata all'idea della quantità, insomma, delle manifestazioni, e il fatto di essere così poche mi lasciò. Però capì che, discutendo anche con loro, che per loro era molto importante la testimonianza personale, l'esserci, a prescindere, insomma, il dire la propria, il prendere la parola come donna. L'altro momento importante fu la partecipazione dell'UDI di Palermo al processo di Ragusa contro le 12 femministe che erano state erano sotto processo perché colpevoli, chi lo sa di quale colpa, avevano semplicemente impedito con i loro corpi, si erano stese di fronte all'ingresso proprio dell'aeroporto per impedire l'accesso dei militari. E per fortuna vennero assolte. Ricordo un processo molto pieno, no? Partecipato dalle donne che venivano da un po' da tutte le parti della Sicilia, e ricordo la presenza di due grandi avvocate che hanno seguito la storia delle donne, Tina Lagostena Bassi e Bianca Guidetti Serra. Queste donne vennero assolte, erano 11 straniere, soltanto una italiana. Altro momento importante per l'UDI di Palermo di
l'iniziativa per la pace, ma non solo per questo, fu nel 86, quando vennero mandati due missili dalla Libia verso Lampedusa. Avvenne questo episodio grave che suscitò molta preoccupazione, soprattutto a Lampedusa. Credo due o tre giorni dopo il bombardamento da parte degli Stati Uniti, quindi sottolineo bombardamento degli Stati Uniti, non deciso dalla NATO, non deciso da nessuno, sulla Libia. E furono bombardate Tripoli e Bengasi, e allora per rappresaglia vennero inviati questi missili, non tanto per Lampedusa ma per le basi americane che c'è, anche se si disse che in realtà non volevano colpire, infatti arrivarono lontano dalla costa, però questo creò, appunto, come dicevo prima, grande preoccupazione, anche perché, a parte la preoccupazione della vita, di quello che avrebbe potuto succedere, c'era anche la preoccupazione economica. Questa è un'isola, Lampedusa, è sempre così, continua ad essere così, che vive soprattutto di turismo. Questo episodio ad aprile significava bloccare il turismo per Lampedusa e quindi avrebbe comportato una situazione economica di grande, veramente disastro. E allora subito, devo dire, e noi ci sentimmo con l'Udi di Catania e io, insieme ad una compagna di Catania, partimmo per Lampedusa. Partecipammo ad una assemblea in cui c'era Lagorio, che era allora, non ricordo, ministro, insomma, del governo, era Craxi il governo, e prendemmo proprio la parola dicendo che noi volevamo esprimere la nostra piena solidarietà alle isolane e agli isolani, organizzando un campo di pace, un campo pacifista di donne, e quindi questo per renderlo ancora più forte e più significativo in quel, diciamo, in quel contesto di preoccupazione e di paura per luglio. Decidemmo di chiamarla Festa del Plenilunio e lavorammo insieme, appunto, alle compagne di Catania, anche le femministe, Emma Baeri, la invitammo perché l'idea era quella di fare anche un seminario. C'era stata anche Chernobyl, i disastri di Chernobyl, quindi il disastro di Chernobyl, il disastro della guerra, e proprio per mettere a fuoco le stranietà delle donne e come queste stranietà poteva diventare parola, no, critica nei confronti del patriarcato. Cioè, immaginiamo oggi, se era chiaro già nell'86, i disastri, no, di questa logica della forza, del potere, del dominio a tutti i costi. Alcuni concetti, il concetto di coscienza del limite, che si collegava molto al concetto di responsabilità, costituirono sicuramente dei punti importanti per la riflessione anche nostra qui a Palermo. E per quanto riguarda poi in particolare la questione del rapporto con il pacifismo, per noi era assolutamente importante che una posizione che avevamo sempre condiviso per la pace non fosse annullata all'interno di un indifferenziato pacifismo, ma che fosse fortemente segnata dal segno proprio delle pratiche femministe, a partire dalla consapevolezza che nella riflessione delle donne aveva portato a degli strumenti teorici, ma di pratiche anche, molto più raffinate, se vogliamo, e molto più incisive probabilmente per quanto riguarda proprio la soluzione del conflitto, dal momento che il conflitto uomo-donna è stato proprio al centro sempre del femminismo, e questo significava imparare e mettere in pratica un modo di confliggere che non implica l'annullamento dell'altro. Fra i documenti dell'archivio ci sono alcune testimonianze di un lavoro che abbiamo fatto durante la guerra nella ex Jugoslavia. Si è trattato di una risposta ad una richiesta fatta da parte di alcune associazioni femministe di donne che già esistevano nell'ex Jugoslavia a sostegno delle donne vittime di stupri di guerra. Lo stupro di guerra è una delle armi più frequenti e ha sempre caratterizzato tutte le guerre, però lì veniva fuori con una particolare forza proprio per il legame fra nazionalismi, la guerra appunto e il corpo femminile. Su questa richiesta di intervento l'Udi di Palermo organizzò una raccolta di fondi insieme ad altre associazioni di donne, secondo una pratica, diciamo, sempre stata un po' la caratteristica dell'Udi di Palermo, quello
quella appunto di fare rete e di coinvolgere donne che anche con pratiche politiche diverse, ma che comunque lavoravano insieme per certi scopi. In questo caso si trattò per esempio delle donne contro la mafia, delle donne di Mezzocielo, ma anche di donne dei partiti o del sindacato. E questo aspetto appunto del lavoro a partire dal sostegno e quindi dalla volontà anche di aprire degli spazi di libertà per le donne, nonostante l'estrema difficoltà nella quale vivevano, si collegava perfettamente con una pratica, con le pratiche politiche che anche a Palermo, a partire dalla fine degli anni 70 e poi per tutti gli anni 80, si andavano sviluppando, cioè la costruzione di centri per l'accoglienza di donne in difficoltà. Per noi nell'82 c'era stata la fondazione del centro di consulenza legale e poi a seguire del centro di accoglienza. A livello nazionale le posizioni non in quegli anni lì non c'era una posizione unitaria del movimento femminista. A noi sembrava molto vicina in un certo senso la pratica di alcune donne, facciamo riferimento in particolare il gruppo delle donne di Torino con Elisabetta Donini, che nell'87 avevano proposto un testo, non basta dire basta, c'era una proposta di un campo a Beirut, proprio nel momento in cui la situazione dal punto di vista dei conflitti per l'appunto era particolarmente seria, perché portava in primo piano la questione libanese, la questione palestinese. A quelle posizioni, così come alle posizioni che si sono sviluppate sempre nell'87 con visitare luoghi difficili nel rapporto fra sempre il centro di Torino e il centro donne invece di Bologna con Raffaella Umberti. Lì si vedeva la volontà di mettere in atto una pratica di relazione con donne israeliane, palestinesi, con appunto le donne del Medio Oriente in particolare, a partire proprio da un segno non indifferenziato di pacifismo, ma dalla volontà appunto di segnare con le pratiche femministe questa relazione. E tutti i percorsi che poi sfociarono anche nella pubblicazione di un testo Donne a Gerusalemme, anche questo abbiamo in biblioteca, ed è un esempio molto significativo di come venissero fuori anche nuovi concetti, nuovi modi di rendere delle pratiche che si vivevano appunto nella relazione di corpi vivi in presenza, ecco, e consapevoli delle differenze, perché ovviamente non vivevano tutte le stesse situazioni o le stesse contraddizioni, ma era un modo anche di mettere in primo piano dei punti contraddittori. Per esempio il fatto che la liberazione o l'autodeterminazione di un popolo non necessariamente potesse implicare la libertà femminile.